E abbiamo visto come in un mondo che è prettamente maschile, quello del calcio e soprattutto quello arbitrale, poco fa un arbitro donna ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all'interno dell'AIA. Adesso in videocollegamento invece abbiamo un manager di una grande azienda che è Coin o Coin, come si dice, dottoressa Monica Gagliardi? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti intanto. Allora, si dice Coin perché essendo un'azienda veneta, sappiamo appunto che i veneti dicono così il nome perché di fatto poi Coin è il cognome di fatto di quello che era il fondatore. Quindi Coin. Coin, bene, avete aperto all'interno dei vostri punti vendita, dei vostri store, possiamo definirli così un po' all'americana, Certo. uno sportello psicologico. Di che cosa si tratta? Allora, oggi abbiamo appunto pensato di celebrare quella che è la storica ricorrenza legata appunto alla donna con un progetto diciamo molto concreto. Abbiamo aperto uno sportello che si chiama Il Petalo Bianco, uno sportello che nasce in collaborazione con l'associazione Fare per Bene. E soprattutto grazie all'aiuto del team di psicologhe, perché proprio abbiamo aperto uno sportello per aiutare le donne vittime di violenza. In questo giorno abbiamo voluto proprio inaugurare questo tipo di, diciamo così, di sportello, dove quindi ogni settimana, il venerdì, saranno appunto presenti le psicologhe di Fare per Bene per diciamo così, poter parlare con le persone che si sono iscritte, perché questo è molto importante, è un progetto, come potete immaginare, che ha un alto contenuto di dati sensibili, motivo per il quale che le persone che hanno questi problemi si iscriveranno, quindi direttamente, diciamo così, andando in contatto con la psicologa, e fisseranno il primo appuntamento all'interno di un department store. Perché il department store e perché nasce il progetto? Perché sicuramente questi numeri della violenza sono stati sempre alti. Sappiamo che durante però la pandemia si stima almeno una crescita del 3% del fenomeno proprio di violenza sulle donne e addirittura ai numeri deputati proprio per come il 1522 sono arrivate oltre 12.000 segnalazioni telefonate, il doppio rispetto all'anno scorso. Ma qual è il problema dall'altra parte? È che purtroppo in uno stato di questo tipo, cioè di reclusione in casa, perché comunque queste donne vittime non hanno potuto avere la libertà di muoversi, sono diminuite le denunce, proprio perché diventa più difficile accedere. Allora noi ci siamo immaginati di creare un luogo che noi diciamo insospettabile, perché un negozio sicuramente è un luogo dove uno non si immagina, soprattutto il carnefice non immagina di poter essere un luogo di aiuto. E da questo tipo di considerazione nasce, diciamo che per la prima volta a livello mondiale, noi non vorremmo avere questo primato perché vorremmo che il fenomeno non ci fosse, però fondamentalmente per la prima volta un department store, un negozio, ospiterà uno sportello di consulenza per donne vittime o potenzialmente vittime, perché quello che è un progetto più allargato è un progetto di sensibilizzazione. Infatti, come sottotitolo e come simbolo lo abbiamo chiamato Mama o non Mama, perché un po' giocando con la nostra fantastica Margherita, che quindi non utilizzeremo quest'anno la mimosa, ma la Margherita, si vuole proprio andare a evidenziare anche come un check di persone che magari non pensano neanche di essere potenzialmente a rischio, di andare a fare un check per capire se non mi ama cosa accade, perché spesso la violenza che si manifesta ovviamente in maniera fisica nasce anzi sempre da una violenza in primis psicologica, che vuol dire proprio privazione della libertà di azione, spesso dell'indipendenza economica, controllo, momenti di rabbia. Quindi
E quindi è corretto con queste veramente facili parole andare già a evidenziare se non mi ama cosa accade, se mi ama cosa accade. E da qui nascerà anche a settembre un progetto educational nelle scuole, inizieremo appunto da Milano dove di fatto poi lo sportello è comunque ospitato perché lo abbiamo aperto in primis a Milano Piazza 5 Giornate. Perché Milano, perché comunque per noi era più facile, ma soprattutto perché Milano è una città che è vero che ha tanti centri, ma è anche una città che ospita tanta Ecco, violenza. dottoressa Gagliardi, lei mi ha bruciato la prossima domanda, che era se lei dovesse dare appuntamento a Milano in Piazza 5 Giornate a una persona, dove glielo dà? È una tradizione questa. Davanti? Beh, no, se glielo Davanti a darà Coin, appuntamento. cioè è uno dei punti Davanti di a Corinne, ma certo, riferimento. Eh? è un punto di riferimento, Ecco, appunto. assolutamente, e sì, è un punto molto centrale della città, ma oggi vuole essere anche un punto invece dove con grande discrezione una persona entrerà, si Il 12 recherà in marzo, questi fra 4 giorni. Ecco, il 12 marzo. Il 12 marzo saremo lì, saremo tutti quanti lì presenti per questo primo giorno, perché sarà più un'inaugurazione a tutti gli effetti, perché per noi è importante, anzi io ringrazio di questo momento di condivisione, perché è importante che questo progetto intanto si diffonda per fare in modo che poi chi ha bisogno possa registrarsi, ripeto, ribadisco la privacy, perché spesso le persone che hanno bisogno di assistenza hanno in qualche modo, e questa è una cosa molto brutta, hanno quasi, si sentono quasi sbagliate, cosa che invece non è vero perché la denuncia è il primo passo, prendersi, e dobbiamo renderci conto che non sempre purtroppo gli amori finiscono nel modo migliore. Quindi è molto molto importante che in questo, che per noi è un, come giustamente, punto di riferimento di Milano diventi anche un riferimento discreto per queste persone. Quindi appuntamento il 12 marzo, non davanti a Coin, a Piazza 5 Giornate a Milano, nemmeno sotto l'obelisco, ma dentro a Coin. Dentro a Coin per conoscere meglio il progetto, e soprattutto per iniziare tutti insieme una campagna di sensibilizzazione all'insegna di cosa vuol dire quando non è amore. Perché, ripeto, arrivare alle mani è già un percorso nato molto prima. E quindi, come dice una persona meravigliosa che è Valentina Pizzalis, che è stata vittima appunto di violenza, dobbiamo ascoltare quelli che sono i campanelli d'allarme. E quindi noi vogliamo anche con questo progetto sensibilizzare nel capire quali sono i campanelli d'allarme prima di arrivare ad una violenza. Grazie dottoressa Gagliardi, grazie per questa Grazie. testimonianza e complimenti per l'iniziativa che avete messo su e per chi non si potesse trovare a Milano, e oggi è molto difficile, essere a Milano, magari ci saranno altre occasioni. Ci saranno altre occasioni, soprattutto ci sarà fortunatamente il digitale con tanti momenti di condivisione all'interno dei nostri profili e il nostro sito. E devo dire, io ringrazio invece Vera TV per questo momento perché credo, ripeto, che dobbiamo continuare a parlare. Partiamo simbolicamente l'8 marzo, ma come dico sempre, bisogna parlare tutti i giorni di quello che è questo tema di violenza. Poi noi appunto, ripeto, ci piacerà anche raccontarvelo come procede, perché poi l'obiettivo è diffonderlo. Quindi partiamo da Milano, ma poi vorremmo andare dove abbiamo i nostri negozi e diffondere per dare un aiuto concreto. E Monica Quindi Gagliardi, grazie ancora a voi grazie a e lei. buona festa delle donne a tutti. Grazie, Monica Gagliardi è una che si è fatta strada con il lavoro ed è diventata una dei manager più importanti d'Italia.